Paninetti, bentornati in un nuovo video. Ho davanti a me un pacchettino che non ho ancora aperto. Ho semplicemente tirato via dalle varie buste del corriere la sua bustina e tagliato lo scotch perché devo assolutamente aprirlo con voi. Ci sono nuove cosine creative che devo farvi vedere da due negozietti fantastici che amo tantissimo e già lo sapete, c'è inutile che io ve lo ripeta, già lo sapete. E preparatevi per ogni oh mio Dio e per ogni oddio sto morendo. Insomma, preparatevi perché, lo sapete, io quando vedo cose che mi piacciono esplodo totalmente e noto che molti di voi ancora non lo capiscono, che i miei, oh mio Dio, non sono finti ma sono del tutto dal cuore. Quindi se mi escono vuol dire che io ho voglia di dire oh mio Dio, se non mi esce vuol dire che ho voglia di dire qualcos'altro probabilmente. Quindi non vi preoccupate, non sarò mai sinceramente falsa con voi, quindi insomma andiamo subito ad aprire questo pacchettino e credo di aver capito, sì, che si arriva così e tadan! Oh mio Dio, ecco, iniziamo. Questo pacchettino, come potrete già ben leggere, arriva da due negozietti che sono diciamo vanno insieme perché entrambe le venditrici, entrambe le ragazze che hanno questo negozio sono sorelle, quindi immagino che vivano anche vicino, e sono Freak Emporium, che ormai conoscete, io ho acquistato sempre, ho acquistato anzi tantissime cose bellissime da loro, vi consiglio di andarlo a vedere perché hanno varie cosine che in altri negozi io personalmente non ho mai trovato, tipo da loro ho sempre acquistato un sacco di charm che non trovavo da nessun'altra parte, tipo alcuni floreali che amo e non so se Flavia se li ricorda, che una volta la taggai anche in una creazione fatta con questo charm, e niente, vi consiglio di andare a vedere perché ha delle cose veramente bellissime ed ha dei coloranti per la resina che mi interessano tantissimo e che spero di acquistare molto molto presto, che però non erano ancora disponibili. E poi ovviamente c'è Sparkly Treasure Shop, ma che ve ne dico a fare, sono tipo la combo delle meraviglie, va bene. Poi tra l'altro loro genialissime me l'hanno messa nella carta rosa perché sanno che così io sarei impazzita di più, però è ovvio, voi lo sapete. Vediamo se riesco a uscire tutto, no, forse è meglio tenere qui dentro, aspettate. Oh mio Dio, inizio a vedere cose sbrilluccicose, sto morendo. Ho qui un pochino di cose da farvi vedere e soprattutto saranno per lo più novità, quindi preparatevi. Qui c'è il bigliettino da visita di Freak Emporium ed è questo qua, ovviamente sia di Sparkly Treasure Shop che di Freak Emporium. Vi lascio il link qui sotto nell'info box così per voi è più facile andarlo a recuperare, ma assolutamente io vi consiglio di andare a vedere cosa ha Freak Emporium, che io a mio tempo, vi parlo già di un po' di anni fa, conobbi grazie a Daniela Pupa, che proprio gli avevo chiesto un consiglio su qualche negozietto creativo che aveva cose diverse e lei mi disse vai a vedere loro. Da quando andai a vedere Freak Emporium sono tipo morta, ho acquistato tantissime cose carine perché hanno davvero tante cose belle, hanno degli stampi molto belli, insomma hanno un sacco di cose che non, cioè dovete andare a vedere per forza perché credo che valga davvero tanto la pena di andare a fare un ordine da loro. Poi ovviamente, come per Sparkly, è velocissima, sono entrambe velocissime, fate l'ordine un giorno, il giorno dopo tipo a casa vostra, quindi è la cosa più bella del mondo, e appunto è Freak Emporium. Oggi tra l'altro mi ero dimenticata di dirvi che sono in una postazione un attimo diversa, perché nella mia postazione con la luce naturale, purtroppo oggi non c'è luce, c'è zero, proprio buio, non so cosa sia successo al sole, sarà un po' nuvoloso, quindi ho detto vabbè facciamolo in camera, e la luce sarà più o meno questa, però sì, ma niente, io direi che ci piacerà tantissimo questa luce. Prima cosa che vi faccio vedere da Freak Emporium è questo bellissimo foglio di Angelina Film color sorbetto al limone, che di questo periodo in piena estate mi sta ben facendo venire fame, voglia di limonata, che tra l'altro ho e penso che dopo andrò a prendere. E quindi abbiamo l'Angelina Film al sorbetto limone, che è di questo bellissimo giallo. Io ve lo apro perché l'Angelina Film fa dei colori pazzeschi e dovete veramente goderne in ogni suo centimetro, veramente. E tra l'altro, ora che sto iniziando a fare quelle basi cameo con l'Angelina Film, che se non l'avete visto vi invito a vedere in uno dei precedenti video, questo sarà tipo fantastico, guardate quante luci. Ne sopra, visto così, sembra celeste, viola, fucsia, poi di qua invece lime, verde, giallo. L'Angelina Film fa una centinaio, una miriade di colori che dovete assolutamente scoprire. Se non avete mai usato l'Angelina, vi consiglio di andarla a vedere. Anche la Freak Emporium, appunto, perché hanno dei colori fantastici. Provo a rimetterla a posto perché non voglio rovinarla.
E quindi c'è questa qui che è troppo bella, amo questo colore, è veramente molto molto estivo, mi piace, mi piace. Ecco qua, ho trovato anche il bigliettino di Sparkly Tracer Shop, che è un bigliettino che già vi ho fatto vedere milioni di volte, ma merita perché tipo è precisamente quello che lei ha, è lo sbrilluccichio che è nel suo bigliettino, che è una cosa fantastica. Eccolo qua, ovviamente come vi ho detto prima anche di Sparkly vi lascio il link qui sotto nell'info box, non vi preoccupate, questi li mettiamo in bella vista. E vediamo un pochino. Qui cosa c'è? Oddio, aspettate. Vediamo, qui c'è il gift. Oh mio Dio, che carine, guardate! Oh mio Dio, sono delle stelline carinissime, piccole piccole, in oro e in argento. Metti a fuoco per bere, grazie. Oddio, che carine. Sono bellissime, grazie Giulia, sono bellissime. Oh, bellissime queste per decorare, sia le creazioni resina che le mie bamboline saranno fantastiche, poi essendo stelline a tema marino, tra l'altro ci sta benissimo. Poi vediamo cos'altro c'è. Ci sono un po' le cose miste tra Freak Emporium e Sparkly. Io ovviamente man mano vi dico da chi arriva cosa. Ovviamente anche voi se volete fare, non lo so, un ordine sia da Sparkly, però volete prendere altre cose da Freak Emporium e eventualmente approfittare di una spedizione cumulativa, quindi in cui vi arrivano le due cose insieme, contattate o l'una o l'altra e magari vi mettete d'accordo, ovviamente. Allora, qui dentro c'è scritto piccolo mix, let it go, let it go, let it go. Oddio, guardate quanti colori! Oh mio Dio! Ah no, era solo questo il Lady Go, però mi ha fatto cantare, va bene? Oddio, 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 oh mamma mia, oddio, guardate, no, va bene, fantastico, ve li faccio vedere uno alla volta, stai impazzendo? Questo è il mix, Lady Go, io non sono brava a cantare, quindi lo faccio tipo così alla buona, non sono stonatissima, perdonatemi. Questo è il Lady Go mix, ed è questo mix, guardate quante luci fa. Il nome tipo azzeccatissimo che ribattezzerei il Mix Ersa, tipo, cioè, va bene. Bellissimo, bellissimi, bellissimi, perché sono bianchi con, però vedete, queste tonalità. E sono fantastiche, bellissime queste. Poi vediamo, c'è questo qua che si chiama As the World Falls Down. Oddio, questo mi sa che è tipo entrato tra i miei preferiti. Fantastico e bellissimo anche lui. Poi c'è questo qua, Angeli piangenti, no, ok, ribattezzo questo qua come mio preferito, poi tipo andiamo avanti e ne saranno altri, va bene. Oddio, questo è bellissimo, che bello, mi sto sbrilluccicando la vita, va bene, a me piace la vita sbrilluccicosa. Guardate questo, questa è magia, no, va bene, questo, oddio, guardate, da dietro si vede meglio. No, ragazzi, questa è magia, guardate la luce che fa. No, guardate, è questo mix tra glitter piccolini, quelli finissimi e quelli un po' più grandi, ma guardate i colori, è su questo lilla glitterato con tutte queste iridescenze, è fantastico, vi giuro, aspettate che vi tolgo la luce per farvene vedere, però vedete la luce ci batte benissimo sopra, oh mio Dio, questo è fantastico, potrei rimanere qua a guardarlo per ore. È bellissimo, oddio, è bellissimo. Poi c'è questo qua che si chiama Kryptonite. Giusto, nome azzeccatissimo, Kryptonite. Guardate che bel verde. Bellissimo anche questo. A me piace questo taglio di glitter qui, quello più piccolino, perché fa in questo mix e davvero fanno degli effetti magnifici. Io poi amo utilizzarli sulle sirene, sulle loro code, quindi vado ad intingere semplicemente il dito in questa bustina e poi lo appoggio tipo sulla coda delle sirene e viene su proprio questo effetto misto che è qualcosa di spettacolare e questo verde merita tantissimo. È troppo bello, guardate che bel verde criptonite, è troppo troppo bello, delle luci fantastiche, bellissimo anche lui. Poi c'è il Goldfish Phonix, e questo è un bel rosso oro, sempre con mix, il mix è sempre fatto tagliato allo stesso modo, ma sono veramente la fine del mondo perché le luccicosità che produce, ecco, termini ultra scientifici, sono spettacolari, guardate. Bellissimo anche lui. Questo qua poi si chiama Snake Skin. Oddio, che bello, quanto è bello questo, guardate. Visto per così, tipo è verde, poi è un po' rosso, un po' bronzo, no, un po' ramato, ecco. Visto da fuori tipo è ramato, ma è misto, il ramato diventa anche verde. Oddio, questa è sicuramente pelle di serpente. Oh mio Dio, è fantastico, questo è fantastico.
Io amo, tipo, veramente amo le cose di Sparkletree Surf Shop perché ha delle tonalità che veramente non so come dirvelo, sono magiche. Il fatto che cambino colore a seconda di dove voi li guardate, con o senza luce, perché io vedo che il colore cambia con o senza luce, è la cosa più bella del mondo. Cioè, veramente ci si possono creare delle creazioni assurdamente uniche. E niente, quindi c'è questo che è fantastico. Poi qua c'è il Mix Splash che già avevo preso anche e lo amo, questo lo amo tantissimo, Giulia lo sa perché guardate quanto è bello, visto tipo per così è celeste, ma è anche verde e anche un po' blu, cioè veramente, guardate, celeste, verde, blu, celeste, verde, è la cosa più bella del mondo, cioè ditemi se non sono cose magiche, questo qua lo splash è quello ribattezzato da me come Glitter Ariel, nel caso qualcuno volesse saperlo, e poi c'è, oddio, Blue Velvet. Guardate che bello questo, come sbrilluccica, guardate, sembra acceso, sembra veramente accesissimo. Guardate che bel colore. Forse dalla videocamera sembra più blu, però tende mo molto al viola, cioè fa delle luci blu e viola questo essenzialmente. Sì, forse si vedono, ma è fantastico, è bellissimo questo qua. Questo ve lo straconsiglio perché credo che come colore possa piacere un po' a tante di voi. E si chiama, vi ricordo, è il piccolo mix Blue Velvet. Ed è bellissimo, è davvero davvero bellissimo questo. Questo secondo me ci sta da Dio sulla prossima creazione che tra l'altro dovevo fare, quindi il pacco è arrivato in tempo. Grazie mille, Corriere, per aver deciso di portarmi il pacco, grazie. Allora, io volevo lasciare però in bella vista i bigliettini senza sommergerli, ma come vedete li ho già sommersi. E quindi questo era tutto il mix con i colori tipo più belli del mondo, ma non vi preoccupate, ci sarà ancora da impazzire perché da Freak Emporium c'è anche l'Angelina Film, questo è il rubino stellato che vedete fa queste tonalità. È fucsia di base, ma la tonalità viola sembra quasi un opale, sembra appariscentissimo. Oddio, anche questo qua è bellissimo. Amo follemente l'Angelina Film, veramente ci si può creare veramente delle meraviglie. Poi c'è questo pacchetto qui con altri piccoli mix, di cui ora, vabbè, guardate i colori, cioè è inutile che ve lo dico, sono i colori estivi per eccellenza, di qua ce ne esce una collezione magica. Oh mio Dio, guardate che belli! Io poi dal vivo li vedi in foto, tipo sono una cosa, però li vedi dal vivo e impazzisci. Guardate che belli, guardate! Ovviamente non c'è bisogno che io vi dica quali sono i miei preferiti di questo mix, no? No, non c'è per niente bisogno che ve lo dica. Va bene. Allora, andiamole a vedere uno a uno e impazziamo con uno a uno. C'è questo qui che si chiama Nitro Gelatina Giallo e guardate, è questo giallo fluo bellissimo. È troppo troppo bello, non avevo mai avuto dei glitter del genere, ma con questi ci si possono creare veramente cose magiche, ve lo giuro, secondo me è magia pura. Voi se non avete, io secondo me non è impossibile, perché ho sentito di molti di voi che dopo aver visto i miei video hanno acquistato da Sparkletree Surfshop, ma se ancora non l'avete fatto, sia da Sparkletree che da Freak Emporium, dovete assolutamente provare, perché io non posso veramente, no, non so come facciate a vivere senza provarli, perché hanno delle cose troppo belle, vi giuro, troppo troppo belle. Guardate, questo è un lime, mi ricorda il color lime ed è troppo troppo bello. Tra l'altro con la collezione che sto facendo adesso sono tipo straazzeccate. Poi ecco, c'è questo che è assolutamente tra i miei preferiti, perché dai, è un rosa fluo, ma è rosa fantastico, e questo si chiama Nitro Gelatina Rosa. Guardate che colori, Dio mio, qua l'estate si avvicina sempre, oddio, siamo già in estate qui al sud, stiamo già tipo morendo, ma è troppo bello, è troppo troppo bello, questo per le creazioni estive ci sta da morire, guardate che bello. Poi c'è questo qui che invece è il arancione, guardate anche lì quanto è bello, questo mi piace un sacco perché oltre che arancione, essendo fluo tende anche un pochino al rosso, non so se sono i miei occhi che vedono cose strane, però è un arancione bello fluo, bello scuro e tendente anche al rosso, rende il tutto molto più magico, è bellissimo anche questo, bellissimo. Troppo troppo bello, quelle lucine dorate a me piacciono da morire. E poi c'è l'altro che tra l'altro mi piace tantissimo ed è il fucsia. E anche questo, guardate che luci, che colori magnifici hanno questi, guardate. Oh mio Dio, va bene, voglio, impazzisco, fantastico. Scrivete l'hashtag oh mio Dio qui sotto se anche voi siete stati oh mio Dioizzati da me. Sì, va bene Nina, tutto a posto. Quindi ci sono questi qui, poi
c'è un'altra bustina che ora vi apro una alla volta, perché tanto altrimenti io impazzisco tutto insieme e muoio tipo velocemente. Allora, c'è questi qua che sono i Mylar, ovvero le scagliette di Angelina, Let It Go, e anche qui ci vuole Let It Go. Ok, basta, perfetto, perché mi vergogno da morire a cantare perché sono stonata come una campana. Guardate che belli, guardate che luci. Vi prego, ditemi se questo non è veramente ghiaccio, sembrano scagliette di ghiaccio, guardate che belle. Guardate le mie mani, tra l'altro, polvere magico ovunque. Sono scagliette di ghiaccio queste, sono tipo Elsa e creazione tema ghiaccio, mode on per tutto il tempo. Sono bellissime, queste sono stra belle. Poi vediamo, arriva vento dalla finestra direi, voi che ne dite? Però mi sta rinfrescando un sacco questo venticello. Poi c'è questo qui, oh mio Dio, guardate, sono sul rosa, bellissime. Questo si chiama Happiness e direi che il nome è super azzeccato. Guardate che belle. Sono belle opache, belle piene come colori, non sono semi traslucide. E hanno questi colori iridescenti, guardate. Guardate che belle, queste sono veramente la fine del mondo. Oddio, queste no, vabbè, dal vivo sono una cosa fantastica, vi giuro, sono bellissimi. Poi ci sono tre bustine che ora vediamo perché sembrano simili ma hanno ovviamente colori, cioè nomi e colori diversi. C'è la prima che si chiama Glitter Iridescenti Resistenti Solventi, verde. Ta-da! Ecco, forse con la luce, esatto, con l'iridescenza si vede che appunto sono verdi. Guardate, ecco, da qui si vede benissimo. Oddio, bellissimi, io amo i glitter su base bianca, vi giuro. Amo tantissimo i glitter su base bianca perché stanno bene con tutto. E poi avendo le iridescenze di vari colori li puoi abbinare ovviamente ai colori stessi e creano degli effetti veramente magnifici. Se non l'avete mai provato dovete provare davvero. Guardate che bello. E c'è questo qui quindi con l'iridescenza verde. Poi c'è quella con l'iridescenza arancio. Vediamola. Eccolo qua, vedete che bello, guardate. Troppo bello, poi sembra polvere magica, qualunque cosa abbia base bianca sembra veramente polvere magica, bellissimo. Sono troppo 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 belli. E poi c'è questo che sicuramente sarà tipo il mio preferito, perché è glitter iridescente resistente solventi color acqua, quindi ha l'iridescenza acqua, infatti guardate, celestino, bellissimo. Questo è il mio preferito in assoluto tra i tre, perché comunque è uno dei colori che uso di più, ma tutti e tre farò anzi delle creazioni in resina con loro e le metterò anche sul film ovviamente, sulle mie sirene, sulle mie fatine, ci stanno da morire, sono troppo troppo belli. Quindi sono essenzialmente a base bianca ma con iridescenze diverse. Guardate che bello. Questo va sull'arancione, questo sul verde e questo sul color acqua. Sono bellissimi, veramente veramente bellissimi, stra consigliati anche loro. Qui non ho più spazio. Poi c'è questo qui che sono invece i bastoncini Sneak Skin, anche questi come i glitter che abbiamo visto prima. Questi qua hanno questa colorazione dal rosso ramato al verde, cioè guardate, qui è verde, qui è ramato rossastro e qui di nuovo verde, cioè fantastico, ditemi se non sono la cosa più bella del mondo. Guardate che belli, questi tipo li ama anche Umberto perché effettivamente per i suoi draghi sono la fine del mondo. Sono troppo troppo belli anche questi qui. Poi c'è questo qua che è sempre a filamento, quindi a bastoncino, ecco perché in realtà si chiamano bastoncini, e questa è nella colorazione Splash, che è quella di prima, che fa, vedete, blu e verde. Ditemi se non è la fine del mondo, questo è bellissimo. È troppo troppo bello, guardate, guardate com'è bello. No vabbè, questi qua poi tra l'altro nella resina, essendo filamentosi, creano delle cose fantastiche, voi dovete assolutamente provare, fidatevi, provate e poi mi farete sapere se sono tanto belli quanto come vi dicevo io. Poi c'è questo qua che sono gli esagoni Piña Colada e sono i glitter questi così. Aspettate, se mette a fuoco, grazie, metti a fuoco. Volevo farvi vedere bene la forma, eccola qua. Sono tutti così, ma guardate la luce che fanno. Cioè, tipo, hanno in sé tutti i colori del mondo, guardate. Troppo, troppo belli. Sono bellissimi, sono veramente, veramente bellissimi. Oddio, sono bellissimi.
Questi mi piacciono da morire. E poi, sempre a bastoncino, ci sono i piña colada, come appunto questi qua. E guardate a bastoncino come sono belli. Cioè, ditemi se non sembra tipo la criniera di un unicorno. Guardate, base bianca e guardate la luce. Cioè, no, vabbè, credetevi, sono una cosa pazzesca, veramente, veramente pazzesca. Troppo, troppo, troppo belli. Sono bellissimi. E c'è un'altra cosina gigantesca nel pacco, con che invece è sempre da Freak Emporium. E tada! Ci sono due stampi bellissimi. Ora ve li apro, ve li faccio vedere, perché sì, da Freak Emporium potete acquistare anche gli stampi per la resina. E tra l'altro, per quanto riguarda Freak Emporium, lei ha un canale YouTube che si chiama Freak Fla, perché lei si chiama Flavia, di cui anche qui vi lascio il link qui sotto nell'info box, perché Flavia molto molto gentilmente ci delizia di live sempre bellissime, ma tra l'altro live barra tutorial, spiegazioni su come utilizzare al meglio gli stampi e anche i glitter di Sparkly. E niente, secondo me è tipo fantastico, dovete assolutamente andarlo a conoscere anche su YouTube, perché a me ha insegnato tantissimo e mi ha insegnato come utilizzare tutti questi pigmenti, tutti i vari glitter, anzi, all'interno degli stampi e nella resina, quindi in modo ottimo. E ci sono quindi questi due stampi, di cui questo, sapete, amo tantissimo, ma insomma me ne serve sempre uno in più, perché colo tipo tutto il giorno questo stampo, è la cosa più bella del mondo, veramente. E poi c'è questo qua, questo è fantastico dal vivo e poi è bellissimo, ha la dimensione tra l'altro perfetta e non vedo l'ora anche qui di colarci tanta resina. E tra l'altro è, anche lei usa una gomma buonissima, io credo che sia veramente veramente buona, perché anche a mano ormai ho imparato a capire quando la gomma è quella buona, questa bella rigida insomma. Ed è bellissimo, sono bellissimi tutti e due, quindi vi consiglio di andare a vedere Freak Emporium anche per gli stampi. E sono fantastici, veramente veramente bellissimi, io amo, tipo impazzisco per gli stampi, ma voi ormai lo sapete, io e gli stampi andiamo tipo d'accordo, d'amore, d'accordo. Quindi questo qua è stato tutto il mio pacchetto creativo da Sparkly Treasure Shop e Freak Emporium, ma non c'è veramente niente da dirvi se non che sono impazzita per tutto quanto, perché ci sono le cose più belle del mondo. Tra le mie cose preferite di questo pacchetto c'è sicuramente questo, che se riesco a prendere vi faccio vedere, che era il Pilla Mix Angeli Piangenti, perché è veramente la cosa più bella del mondo e questo voglio usarlo tipo oggi nella mia prossima creazione. Sì, una sirena, anche qui una sirena. E tra l'altro l'Angelina Film, che adesso sto usando per quelle basi opalescenti ed è fantastica, quindi ho preso questi altri due colori che sono veramente la fine del mondo per realizzare le basi opalescenti. E per realizzare le basi che io chiamo opalescenti, perché l'effetto secondo me è opalescente, c'è anche un tutorial su YouTube, non mio, ma che vi consiglio di andare a vedere. Io l'ho trovato cercando Angelina Film Resina. E quindi abbiamo tutte queste cosine troppo troppo belle, io amo veramente tutto quanto, amo questi. C'è un mix di colori pazzeschi che mi fanno venire voglia di creare in una maniera assurda, e devo ringraziare per questo sia Giulia che Flavia, perché mi sono sempre molto molto vicine a livello umano come persone, perché sanno che spesso magari che ho avuto, anzi in questo periodo, un piccolo periodo no, quindi non ero molto molto creativa, e sapevano benissimo che una volta ricevuto tutto questo ben di Dio sarei ritornata con una piena voglia creativa al mille per mille, ed esattamente in questo momento ho voglia tipo di usare tutto, di creare 50.000 cose. Quindi grazie davvero a queste due dolcissime ragazze, ma soprattutto dovete assolutamente andare a vedere tutte le cosine che hanno, perché sono fantastiche, veramente hanno delle cose pazzesche, dovete assolutamente andarle a conoscere entrambe. Quindi vi ricordo che trovate i vari pigmenti e vari glitter da Sparkly Treasure Shop, mentre gli stampi, e non solo questi ovviamente perché hanno una miriade di stampi, Charm, Angelina Film e tantissime altre cose da Freak Emporium, che sono ovviamente tra l'altro sorelle, quindi ci piacciono le cose in famiglia, ci piacciono. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che tutte le cosine che vi ho mostrato vi siano piaciute, che vi sia stato utile al fine proprio di vedere come sono, come si presentano dal vivo anche le cose che hanno loro disponibili nei loro due shop. E noi ci vediamo nel prossimo video e probabilmente vi farò vedere tante delle creazioni in cui utilizzerò tutte queste cosine. Quindi niente, io vi saluto ancora, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!